Brutta notizia per i fan della conduttrice Rai e del cantante italiano, infatti si sono lasciati ormai definitivamente. L'annuncio è arrivato da Key Magazine sul suo sito e danno la rottura come certa. Anzi, c'è di più, perché essendo una coppia che è stata quasi sempre lontana dai riflettori non si è saputo molto e pare che addirittura la fine della storia amorosa sia avvenuta già tempo fa. La conduttrice Rai e il cantante italiano si sono lasciati dopo circa un anno e mezzo trascorso insieme. Il primo bacio fu rubato dai fotografi ad agosto del 2023, infatti c'era stata la paparazzata nel bel mezzo dell'estate che aveva certificato l'inizio della love story. Ma le foto di coppia sono state poche, visto che si sono goduti i momenti insieme nel massimo della riservatezza. La conduttrice Rai e il cantante italiano si sono lasciati dopo un anno e mezzo. Amore finito per la conduttrice Rai e il cantante, anche se sembra che la separazione si sia verificata in modo assolutamente pacifico. Sempre Key Magazine ha scritto che non emergerebbero motivi particolari di rottura. Non c'entrano carriere o terzi incomodi. Nessun tradimento o qualcosa di molto serio, semplicemente avrebbe capito di non amarsi più come prima. L'addio ha coinvolto Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, quest'ultima giornalista del TG1. La loro vita prosegue adesso in maniera separata. Tra l'altro l'artista è in un periodo importante della sua vita professionale, perché a fine novembre ci sarà l'uscita del nuovo album, intitolato Alaska Baby. Ci saranno 12 tracce autobiografiche, un viaggio intimo e coraggioso che esplosa il tema della rinascita e l'importanza dell'amore. Cesare Cremonini ha avuto in passato una relazione con la collega Malika Ayane, prima di legarsi a Martina Maggiore, con la quale ha condiviso una storia dal 2019 fino al 2022. Non si hanno invece notizie relative ad altre relazioni di Giorgia Cardinaletti, che è sempre stata super riservata.